Buongiorno e bentrovati da Andrea Semino. Oggi presentiamo uno speciale di TG Turismo dedicato all'Acquario di Cattolica. Un ringraziamento particolare va a Costa Entertainment per la preziosa collaborazione e per il supporto tecnico. Partiamo con il primo servizio. Abbiamo intervistato Emanuele Salvatori, responsabile comunicazione Acquario di Cattolica. Eccoci, buongiorno, siamo all'Acquario di Cattolica, siamo in compagnia di Emanuele Salvatori, che della comunicazione commerciale dell'Acquario di Cattolica. Perfetto. Allora, Emanuele, quando nasce l'Acquario di Cattolica? Allora, l'Acquario di Cattolica nasce prima di tutto da una struttura storica. Nasce nel 39 per volere dell'architetto Busiri Vici e quindi tutta la meraviglia che possiamo vedere qua presso l'acquario lo dobbiamo appunto a quel periodo. Poi ha sempre lavorato come casa colonica per quanto riguarda negli ultimi decenni, poi nel 99 sono incominciati i lavori di recupero e nel 2000, precisamente l'11 giugno del 2000, l'Acquario di Cattolica è quello che tutti oggi possiamo ammirare ed ha aperto i suoi battenti. Perfetto. Che metri ha questo acquario? Complessivamamente 110.000 metri compresi quadrati, gli esterni, tra interno e esterno, un esterno meraviglioso e ci allunghiamo fino alla spiaggia. Benissimo, quanti animali albergano all'interno di questa struttura? Abbiamo quattro percorsi prima di tutto, e c'è il percorso blu che è il principale, solamente all'interno di questo percorso sono oltre 70 le vasche espositive. Per terminare con la vasca squali, anzi per iniziare, che è la vasca principale, posta proprio al centro dell'acquario, con 700.000 litri d'acqua salata che tutti i giorni viene presa dal mare, ripulita, in cui albergano appunto i nostri squali, magnifici squali toro. Benissimo. Quanti dipendenti ci sono qui all'interno dell'acquario? Allora, dobbiamo fare un distinguo tra alta e ovviamente bassa stagione, come tutte le strutture qua, certo, in Romagna. In alta stagione, diciamo al picco, arriviamo a circa 80 dipendenti. Quali altri percorsi ci sono qui all'interno dell'acquario? Oltre al percorso blu, che è il percorso principale dell'acquario, in cui vengono ospitati appunto squali, pinguine, razze, abbiamo proprio la vasca delle meravigliose razze qua di fianco a noi, abbiamo altri tre padiglioni che sono nell'ordine, il percorso giallo, l'ultima novità che ospita lontre e caimani, e siamo un unicum nel panorama italiano per quanto riguarda questi animali, specialmente delle lontre, il percorso verde che è un rettilario e poi abbiamo l'ultimo percorso che è il percorso viola. Vedo che ci sono tante scolaresche che entrano, quanto è importante avere appunto questi gruppi di giovani che vengono qui a visitare da ogni parte d'Italia, immagino, l'acquario per, certo, voi. Per l'Acquario di Cattolica e per il gruppo Costa è di fondamentale importanza avere questi gruppi scolastici che non sono solamente scuole ma sono anche centri estivi, gruppi sportivi, specialmente nel periodo di bassa stagione che per noi è indicato da marzo fino in circa la metà di giugno. Danno una continuità di lavoro per quanto riguarda i nostri dipendenti e l'attività e soprattutto vanno ad assodare e a spingere ancora di più la sinergia tra quello che è il mondo scolastico, dell'educazione, della divulgazione e del nostro mondo, che è l'edutainment. Ok. Educare divertendosi. Divertendosi, perfetto. Sento al sottofondo che ci sono delle voci che mi pare sia una specie di presentazione, ecco, alle scolaresche. In cosa consiste questo tipo di attività? Per noi è fondamentale perché l'acquario è aperto per visite ovviamente libere, anche appunto per il pubblico privato ma anche per le scuole. Dicevo prima, è fondamentale importanza per noi fare appunto divulgazione scientifica. Quindi l'interazione non semplicemente come un'interazione fisica e aula, quindi docente e studenti, ma effettivamente che questi bimbi possano toccare con mano o comunque sia lasciarsi coinvolgere e trasportare in maniera diretta per noi è fondamentale. Quindi visite guidate, come sta avvenendo una proprio alle nostre, certo, spalle in vasca dei pinguini, ma comunque sia anche diversi laboratori per stringere il rapporto anche con l'entroterra. Infatti molto importante per noi sono comunque sia i rapporti che abbiamo di collaborazione sia con l'entroterra, abbiamo un progetto che va per la maggiore da circa 10 anni che viene sponsorizzato, in cui oltre alla visita dell'acquario e anche dei progetti direttamente in aula è possibile uscire in barca, abbiamo un molo proprio di fronte all'acquario cattolica, certo, e il laboratorio si chiama Una Costa da Scoprire ed è possibile effettivamente vedere le meraviglie che sono di fronte ai nostri mari. Benissimo, a questo punto vogliamo invitare chi ci segue, chi ci vede appunto dal video, a venire all'Acquario di Cattolica. Vogliamo fornire anche i dati per potervi contattare eventualmente? Assolutamente, certo, sito internet ufficiale www.acquariodicattolica.it con tutte le novità, le info per quanto riguarda anche tutte le attrazioni presenti e oppure telefonicamente al numero 0541 8371 per tutte le info del caso. Grazie Emanuele e proseguiamo il nostro itinerario appunto all'interno dell'Acquario di Cattolica. Grazie a voi. Buona giornata. Vi aspettiamo. Arrivederci. Perfetto.
Andiamo ora a conoscere i pinguini insieme al biologo Antonio Ferri. Prosegue il nostro giro all'interno dell'acquario di Cattolica. Siamo in compagnia del biologo Antonio Ferri. Antonio Ferri, bene, lei si occupa, vedo, di pinguini. Sì, sono uno degli acquaristi che lavora anche con i pinguini. Ecco, quanti pinguini abbiamo qui all'interno dell'acquario? Allora, sono 12 pinguini, di cui 4 maschi e 8 femmine. Ecco, medialmente quanto vivono questi pinguini? Allora, in ambiente, diciamo, in ambiente controllato, la vita naturalmente si allunga rispetto alla natura. I nostri pinguini, al momento il più vecchio, ha 10 anni. Di quale specie si tratta di pinguini che all'interno della famiglia? Allora, sono pinguini particolari perché non sono pinguini che vivono, diciamo, nel freddo, nel ghiaccio, sono pinguini di Humboldt e vivono in natura nella zona del Cile, quindi in una zona temperata. Ecco, la temperatura media qui all'interno quant'è? La temperatura, diciamo, che varia dai 10 gradi invernale fino ai 20-21 estivi. Quindi è un ambiente controllato, abbastanza normale, ecco, diciamo, per l'uomo. Sì, non hanno bisogno di basse temperature, in ambiente controllato poi riusciamo a creargli una stagionalità sia per quanto riguarda la temperatura che quanto riguarda la luce. Ecco, come si distinguono tra maschi e femmine? A livello di visivo è impossibile, quasi impossibile, viene fatta un'analisi del DNA. Ok. E medialmente ogni quanto vanno in accoppiamento? Diciamo che il periodo dell'amore sono due periodi all'anno, sì. Questo è un periodo, in questo preciso momento, diciamo che si preparano alla muta, sono quasi quindi in premuta, quindi anche le quantità di cibo vengono aumentate perché aumentano di peso e poi quando raggiungono il loro peso, diciamo, il loro peso ottimale, cambiano il piumaggio. Perfetto. Parliamo appunto di cibatura. Di cosa si nutrono questi pinguini? Allora, loro mangiano 2 volte al giorno, la dieta è una dieta molto varia, viene fornito del capelin, che è un pesce tipico dell'oceano, diciamo, del nord, di acqua fredda, di spratto, lo stesso che è un pesce tipico del nord Europa, e una volta a settimana, per variare, gli offriamo del totano piccolo. Ecco, una curiosità, vedo che ci sono dei contenitori, sì, particolari. In cosa consistono questi contenitori? Questi sono gli diamo la possibilità di fare un nido. Un'altra caratteristica dei pinguini è che le coppie sono fedeli durante tutta la loro vita e quindi diamo la possibilità di fare dei nidi. Possono usare sia queste strutture oppure anche all'interno della vasca ci sono delle zone, delle nicchie sì, con dei sassi, e possono farle anche lì. Nel periodo dell'accoppiamento noi gli forniamo anche come arricchimento del bambù o della lavanda. E naturalmente prima viene igienizzata e loro utilizzano questi battecchi di ramoscelli insieme ai sassi per crearsi il loro nido. Ok. Come distinguete i vari pinguini tra di loro? Allora, i pinguini li riconosciamo perché hanno una fascetta, delle fascette colorate, ognuno di loro ha una fascetta diversa. Immagino che abbiano anche un nome, non so. Sì, naturalmente poi hanno anche un nome. E questo perché è importante, perché riusciamo a stabilire quanto ognuno di loro deve mangiare. Vengono pesati con una bilancia un paio di volte a settimana e naturalmente poi vengono, hanno anche un controllo veterinario nell'arco dell'anno. E quindi la fascetta è fondamentale per distinguere uno dall'altro. La ringrazio per questa breve intervista. Grazie a lei. Spero di rincontrarla in giornata in altre vasche, magari a parlare di altri animali, e noi proseguiamo il nostro giro. Grazie. È il momento della biologa Maria Laguna, che ci illustra un angolo particolare e suggestivo dell'acquario. Ci troviamo all'interno dell'acquario di Cattolica, siamo in compagnia della dottoressa Maria Laguna. Maria Laguna, perfetto. Questa è una stanza particolare, vedo che è arredata con degli elementi in plastica. Qual è il significato?
Beh, in questa stanza vogliamo far sentire l'ospite come si sentono gli animali marini. Okay. Purtroppo l'azione dell'uomo ha contaminato, ha andato a inquinare i nostri mari. Ed è questa la sensazione di nuotare sotto tutta questa sporcizia, sotto tutta diciamo, questa spazzatura. È molto suggestiva, nel senso che colpisce, è molto toccante passare sotto questo mare di immondizia, diciamo di plastica, e soprattutto per chi viene si rende conto che effettivamente la natura in questo momento è soffocata e pertanto diciamo che il mondo stesso si sta organizzando per poter sopperire appunto a questo disagio. Le persone che vede passare qui all'interno, come si sentono effettivamente? Si rendono conto di cosa succede veramente in mare, perché è molto bello andare a vedere l'acquario, le vasche, i pesci, però quando arrivano qui dicono, ah, però effettivamente abbiamo inquinato, abbiamo sporcato ed è tutta la nostra azione. E iniziano a pensare cosa possono fare per migliorare la salute del mare. Poi, visto che siamo qua immersi nel nostro mare purtroppo inquinato, abbiamo anche altre attività in cui ci immergiamo, ma di una maniera diversa. In Voci dal Mare si avrà la possibilità di parlare con il nostro esperto SUP, che sarà in immersione nella nostra barriera corallina, per poter parlare direttamente grazie a una maschera speciale, chiamata Gran Facciale, per rispondere alle domande dei visitatori sui segreti, sugli aspetti e sulla salute della barriera corallina. In più, i segreti del rettilario è una vera e propria interazione con gli animali. Dopo un piccolo approfondimento all'interno del rettilario per conoscere più da vicino i nostri animali, si avrà la possibilità di interagire dal vivo, ovviamente sempre nel rispetto degli animali, con diversi di loro, dalla blatta fischiante del Madagascar al pitone reale, passando per l'insetto stecco. Quali sono le altre sue competenze qui all'interno dell'acquario di Cattolica? Beh, a parte di lavorare come guida didattica per le scuole, svolgiamo anche gli incontri straordinari. Cosa consistono? Sono, come vi dicevo, delle magnifiche opportunità che hanno i nostri visitatori di vivere l'acquario di una maniera diversa, più vicina agli animali rispetto a una comune visita. Ok. Ci sono 4 appuntamenti dedicati a tutta la famiglia, anche ai più piccoli. Per esempio il piccolo veterinario è una bellissima attività dedicata ai bambini più piccoli. Praticamente interattiva? Certo, okay. Da 3 a 6 anni questi bambini che vogliono diventare dottori degli animali possono imparare come prendersi cura di questi animali. Vestiti col camice come i veri dottori e con tutta l'attrezzatura necessaria li insegniamo a prendersi cura dei loro animali preferiti. Ecco, vorrei ritornare bambino in questo caso. Ecco, su altre cose che fate, che organizza lei? Abbiamo anche Dietro le Quinte, è una attività molto molto interessante per conoscere l'acquario e tutti i suoi segreti. Entriamo nelle aree di solito non concesse al pubblico per scoprire il lavoro dei nostri acquaristi. Cioè un percorso alternativo. Un percorso alternativo. Sì. Possiamo andare a vedere gli impianti di filtrazione per sapere come si puliscono l'acqua delle vasche. Okay. La cucina dove viene preparato il cibo degli animali. Per poi anche la cibatura degli stessi animali. Vediamo cosa mangiano, vediamo gli ingredienti, il tipo di pesce, il tipo di alimentazione che hanno i nostri animali. E per ultimo, per i più coraggiosi, facciamo una passeggiata sulla passerella che attraversa la vasca a squali dall'alto. Giusto per avvicinarci a questi magnifici animali. C'è il pericolo di cadere? No, assolutamente no. Va bene, allora invitiamo a venire a visitare l'acquario e provare questa esperienza insieme appunto. Certamente. Alla dottoressa, diceva? Maria Laguna. Maria Laguna, perfetto. Arrivederci. Ancora con il biologo Antonio Ferri che ci illustra il mondo dei trigoni. Eccoci presso la vasca dei trigoni. Ecco, stiamo per assistere a un evento particolare che è la cibatura. Però partiamo da una spiegazione. Chi sono, che cosa sono i trigoni? Allora, i trigoni all'interno di questa vasca sono un trigone viola, sono degli squali piatti, quindi squali quindi con scheletro di cartilagine. Rendono questo corpo piatto, vivono essenzialmente sul fondo e sono qui da noi, con noi dall'apertura dell'acquario, quindi hanno veramente tanti anni. Tanti anni. Ecco, quanto può durare medialmente la vita di questi esseri? Ma all'interno sempre di un ambiente controllato può durare tantissimo, perché si trova in condizioni ideali e non ha predatori. Non ha pericoli, diciamo. Non ha pericoli, esatto. Come avviene esattamente la cibatura di questi esseri? La cibatura è molto interessante, e durante le cibature viene fatta una sessione di addestramento su questi animali. E cosa vuol dire? Che per creargli una variabilità durante le sessioni di cibatura sono state addestrate a seguire diversi segnali.
Quindi abbiamo un segnale sonoro che indica l'inizio della cibatura e un segnale visivo che invece indica il punto dove avviene la cibatura. E il segnale visivo, durante la stessa cibatura, viene spostato da un punto all'altro e loro vengono cibate quando arrivano e quando arrivano appunto al segnale visivo. Questo è molto importante perché, soprattutto per loro, perché gli crea quella variabilità durante la sessione. Vengono cibate con il loro arrivano dal fondo e diciamo si ritrovano con il ventre verso l'alto. Questo è un comportamento che noi abbiamo amplificato, ma che loro avevano già. Abbiamo rinforzato, ma è un comportamento che loro avevano già. E questo per noi è molto importante perché ci permette di vedere come sta l'animale e quindi è essenziale. Come si riconoscono qui tra maschi e femmine? Ma anche qui all'interno della vasca noi abbiamo solo femmine. Maschi e le femmine si riconoscono per la presenza o l'assenza degli organi genitali maschili che sono ben visibili. Vedo che ce ne sono di varie dimensioni. Sì. È dovuto all'età? Sì, esatto. Okay. Esatto. Qui ci sono anche degli esserini più piccini che sì, sono. Sì, poi abbiamo anche delle pastinache che sono molto più piccole, hanno un colore più chiaro. Cioè, e per riprendere un pochino quasi giallastro, no? Sì, esatto. Per riprendere un pochino anche il popolamento del nostro mare Adriatico, perché questi si trovano. Anche nel nostro mare, la temperatura è quella ambientale qua dell'Adriatico. Ci sono dei pesci che si trovano nel nostro mare. Ecco, l'acqua è esattamente quella qua del mare, filtrata, naturalmente ripulita, per cui hanno un po' il loro habitat naturale. Esatto. E poi è molto, un'altra cosa molto interessante è che la vasca è così ampia che loro possono stare, se non vogliono essere disturbati né dal rumore, hanno la possibilità di sistemarsi in zone dove nessuno li può disturbare. Perfetto, perfetto. Bene, proseguiamo allora il nostro itinerario. A dopo. Grazie. Torniamo a parlare con il biologo Antonio Ferri nei pressi della Vasca degli Squali. Ecco, ci siamo di nuovo con Antonio Ferri, il biologo dell'Acquario di Cattolica. Siamo nei pressi della Vasca degli Squali. Ecco. Quanti squali ci sono all'interno di questa vasca? Allora, la vasca degli squali dell'Acquario di Cattolica è diciamo una delle attrazioni principali, è la vasca di squali più grande dell'Adriatico. E all'interno abbiamo 5 squali toro, che sono adesso dietro di noi proprio ne vediamo uno di grosse dimensioni. E poi abbiamo 5 squali nutrice che invece sono squali con caratteristiche bentoniche e quindi vivono appoggiati sul fondo. E gli squali toro, come dicevo, sono 4, 4 femmine e un maschio. E si trova il maschio. Come si distinguono appunto tra maschi e femmine? Sì, si osserva, diciamo che la bellezza di questo exhibit è la possibilità di vederli veramente da vicino. E loro hanno questo nuoto molto, molto tranquillo, diciamo, e quindi è anche facile osservare le differenze tra il maschio e la femmina. In particolare bisogna notare sotto le due pinne pelviche, che sono queste qui laterali, sì. E come vede la femmina ha un corpo, non ha assolutamente nulla, invece il maschio ha gli organi genitali che sono allungati, sono due pterigopodi, si chiamano. E quello è proprio l'organo maschile. Okay. Il maschio si chiama Sfrangi e pesa, stimato con delle formule che abbiamo, che ci sono nei manuali, diciamo, sugli squali, siamo sugli 70-80 kg di peso. Ecco, vedo delle chiazze sul corpo appunto questa è una femmina? Questa è una femmina. Okay. Per cui queste chiazze cosa sono esattamente? Ma è una loro caratteristica del tipo di squalo. Di squalo, ecco. Abbiamo 5 fessure branchiali. E altra cosa molto interessante, presentano più file di denti. Sì. E i denti degli squali non presentano radici, quindi gli cadono di continuo. E appena un dente cade viene subito rimpiazzato da uno che si trova lì. Ok. Vedo che sono in compagnia di altri pesci qui all'interno. Sì. Non c'è il pericolo di aggressione? Allora, diciamo che gli squali vengono cibati
tre volte a settimana. Subisco anche qui, abbiamo una dieta molto, molto varia. Lo squalo, se non ha, se ha, diciamo, la necessità di mangiare perché ha lo stomaco pieno, non va a attaccare gli altri pesci. Poi diciamo che come, sono, come avviene nel mare, sono gli spazzini del mare. Certo, certo, ovviamente. Pesce grande mangia pesce piccolo, questo è un po' il concetto. Volevo chiedere, quanto dura in media la vita di un pesce cane? Lo squalo, allora, è riportato in letteratura che questi squali in, in ambiente controllato, in condizioni ottimali, possono vivere oltre 50 anni. Per cui quasi quanto una persona, diciamo. Anche più. Sono più aggressivi i maschi o le femmine? E allora, qui la, diciamo che il maschio si trova da solo. Per cui non ha problemi. E quindi il momento della... Il momento della è in difetto, diciamo. Siamo in difetto, quindi diciamo che il momento della, dell'accoppiamento è sempre un momento molto violento come in tutti, come tutti gli esemplari di squali. E quindi spesso diciamo che subisce un pochino la, la, la maggior mole anche delle, delle, delle femmine. Ecco, ci sono stati delle nascite in questi periodi? In ambiente controllato, diciamo che questo tipo di squalo è difficilissimo da, da, da riprodurre, quasi certo. Impossibile. Noi siamo in, in contatto con acquari di tutto il mondo dove, dove si sta cercando di riprodurre questo tipo certo. Di specie. Come avviene la cibatura del, degli squali? Allora, la cibatura viene effettuata da, da sopra la vasca c'è una passerella, e si ciba in due, due operatori, viene utilizzato un lungo bastone con alla fine una gomma dove viene diciamo, incastrato il tipo di cibo che viene dato e la, la seconda persona invece prende nota di chi mangia. E questo è importante perché poi a fine viene, viene redatto un report per capire chi ha mangiato di più e chi ha mangiato di meno e quindi per capire un pochino lo, anche lo stato di salute degli animali. Perfetto. Allora, proseguiamo il nostro itinerario all'interno delle meraviglie dell'acquario di Cattolica e ringraziamo il biologo. Grazie. E buon proseguimento e buon lavoro. Buona visita. Andiamo a conoscere le lontre insieme alla biologa Alessandra. Eccoci sempre all'acquario di Cattolica, siamo nel percorso giallo, siamo sì. In compagnia di una bella signorina che sì. Si chiama? Io mi chiamo Alessandra. Che è biologa. E sono una biologa, perfetto. Sì. Perfetto. Qui siamo nel reparto delle lontre, lontre, vero? Sì. Ecco, che animali sono le lontre? Allora, le lontre sono della famiglia dei mustelidi innanzitutto. Mm-hmm. E loro in particolar modo sono delle lontre orientali dalle piccole lupunghie, sono chiamate. Quindi sono delle lontre asiatiche. Sì. E la particolarità di queste lontre è che sono le più piccole al mondo. Oh. Queste lontre appunto sono chiamate dalle piccole unghie perché hanno delle unghie talmente piccoline che non escono nemmeno dal polpastrello della mano. Sì, queste sono tre sorelle, sì. E le abbiamo così chiamate. Ma Eva. D'accordo. Come tre sorelle litigano anche ecco, loro. Perfetto. Noi siamo tre sorelle in famiglia, ne sappiamo qualcosa. Sì. Allora, si chiamano, sì, mi dicevi? Si chiamano Eva, Marta e Costanza. Ok. E, quanti anni hanno esattamente? Allora, loro, loro sono arrivate da noi nel 2012, okay. Quindi loro per il momento hanno intorno ai 12 anni. Perfetto. In natura normalmente hanno una vita media di 20 anni circa e vivono in famiglie molto grandi. Perfetto. Molto grandi, ma in realtà sono tutte dei delle grandi aiutanti perché poi soltanto la coppia alfa si riproduce. Perfetto. Volevo chiedere, vedo che non ci sono altri animali. C'è un motivo particolare? Allora, il motivo particolare è che in realtà loro sono dei predatori. Nonostante le vediamo così piccole, così docili e così carine, in realtà sono dei predatori. Quindi ci sarebbe la possibilità di inserire degli altri animali, ma parliamo di animali diciamo che non vanno a rientrare in quella che è la loro catena alimentare, logicamente. Perché appunto, essendo dei carnivori, loro, come vedrete fra poco, quando gli darò da mangiare, sì, certo. Vedrete che loro mangiano pesce, quindi d'acqua dolce, quindi tilapia, persico, pangasio, e poi si può variare un po' anche la loro dieta aggiungendo della carne, come del pollo, della carne di manzo,
quindi per lo più la loro dieta è appunto carnivora. Ecco, in natura, diceva, sono da dove arrivano queste? Allora, loro sono asiatiche. Asiatiche. Sì? In natura cosa, di cosa si cibano? Allora, loro vanno a caccia, a loro piace tantissimo pescare. Okay. Quindi si tuffano e vanno a caccia di tutti i pesci che riescono a trovare, ma anche di piccoli molluschi magari o qualcosa comunque da dover un po' anche sgranocchiare, perché sono molto bravi, molto abili con le loro zampine, con le loro manine, riescono certo. molto a manipolare le cose. Come vedrete prenderanno proprio il cibo a volte con le zampine, con le manine, e lo porteranno direttamente alla bocca. Questa è un'altra particolarità che hanno veramente in pochi. Certo, diciamo che negli anni 70-80 erano famose purtroppo per altri motivi, non tanto per la loro bellezza, ma per la pelliccia, che per anni certo. è stata una delle pellicce più sì. Ricercate, sì. no? E adesso sono tutelate, no? Per fortuna sono tutelate, perché loro infatti proprio per questo motivo rientrano nella famosa lista rossa, purtroppo, che quindi le ritiene assolutamente una specie in via di estinzione, certo. e quindi come tali vanno assolutamente tutelate. Ok, sì. Si possono ammalare? Potrebbero andare incontro comunque a patologie, come può succedere anche per le persone, per gli altri animali. Tutti. Sì, ecco, in particolar certo. modo diciamo che questa specie, se devo darvi diciamo una piccola curiosità in più, posso dirvi qualcosa in più, è che loro purtroppo sono soggette, potrebbero essere soggette a dei problemi alle vie urinarie, per ah. questo si va ad aiutarle un pochettino con quelle che sono un'alimentazione particolare legata proprio a dei croccantini, semplicemente, che vengono dati anche ai gatti, che servono proprio per aiutare quelle che sono le funzioni renali e urinarie. Ok, e mi diceva sono tre sorelle, per cui non ci sono maschi. C'è l'obiettivo sì. poi di farle riprodurre oppure... Allora, l'obiettivo di riproduzione è particolare e anche un po' controverso, perché quando si parla di questo argomento si deve tenere in considerazione che sono animali che si riproducono molto facilmente e poi si deve tenere in considerazione di dove poi poter tenere i cuccioli. Di conseguenza si deve fare un bilancio e si devono fare delle considerazioni molto molto attente prima di pensare a questo, perché poi devi avere delle strutture in grado di ricevere eventuali animali in surplus. Certo. Quindi è una cosa che si sta valutando, ma non è così semplice, non è così semplice. Si deve fare molta attenzione. Perfetto. Quanto dura la cibatura di questi animali? Allora, la cibatura qui dura da, può variare dai 10 minuti, come si può andare avanti anche per un quarto d'ora, 20 minuti, ma perché sono animali che quando hanno fame mangiano molto velocemente. E quante ore al giorno? Allora, quante volte diciamo? Mangiano circa 3 volte al giorno, soprattutto per i visitatori è accessibile appunto e visibile questo momento, 3 volte al giorno, alle 10 e un quarto della mattina, così come a mezzogiorno e mezzo, e poi si ripeterà alle 16 del pomeriggio. Ecco, direi che è stata molto esaustiva. Spero che sì. Ci sono altre cose, curiosità da sapere? Altre curiosità, sono dei mammiferi meravigliosi, quindi consiglierei a tutti di venire a vedere. Perfetto, allora venite all'acquario, venite a conoscere la biologa e soprattutto poi a conoscere anche questi splendidi animali. Sì, grazie. Proseguiamo nel nostro giro. Arrivederci, grazie. Salve. Concludiamo questo servizio invitandovi a seguirci e a condividerlo sulle vostre pagine Facebook. A breve altri servizi su altri parchi tematici. Un caro saluto da Andrea Semino.